In realtà è stato uno svuotamento, semplicemente uno svuotamento. Il problema però, come succede spesso con le frane e con gli svuotamenti anche banali, è sempre sulla parte che non si vede, insomma, cioè quando cadono dei massi c'è il rischio che poi ci siano altre situazioni più pericolose appese sulla scarpata e che quindi possono provocare poi danni più accentuati nei giorni successivi. Per cui i vigili del fuoco hanno ritenuto che la strada andasse chiusa, anche se guardandola sembrava che fosse tutto normale, ma non era così, insomma, c'erano delle situazioni da mettere a posto. Qual è la previsione, sindaco, per la giornata di oggi? Ci sarà un intervento proprio questa mattina? Sì, dopo aver esserci confrontati ieri l'intera giornata con i tecnici del Comune di Genova, abbiamo poi alla fine insieme a loro individuato una possibile soluzione che accelera un po' l'intervento, perché ci sono circa 600-700 persone isolate, cioè semi-isolate, che sono costrette a fare una strada non facile, che è quella delle giunte, e quindi bisognava assolutamente dare un'accelerata. Ieri abbiamo trovato una soluzione adeguata ed oggi in giornata, ma già forse a fine mattinata, l'intervento sarà eseguito, sperando che l'allerta ci dia tregua. Assolutamente, questo lo speriamo tutti. Sindaco, chiudo con una domanda. Ci sono stati disagi, parlo, insomma, siamo nell'ora di punta, sono le 8 appena passate, tante persone che devono andare al lavoro, gli studenti che devono andare a scuola. Sicuramente i residenti di Acquasanta, che sono praticamente tutti melesi, perché la parte più abitata di Acquasanta è del Comune di Mele, hanno vissuto dei disagi notevoli, come succede spesso purtroppo su quella strada. E qui bisogna che poi insieme al Comune di Genova si decida una volta per tutte di intervenire in modo strutturale, altrimenti nei prossimi anni, vista la situazione meteorologica che ormai viviamo tutti gli anni, bisogna intervenire profondamente e in maniera definitiva, altrimenti sarà sempre un problema su quella strada.